proprio il primo filmato che abbiamo visto, quando quel contadino viene preso con questo coltello e quindi viene condannato perché è trovato con le armi in pubblico, il coltello che ha trovato, era proprio grazie alla legge Pica. La legge Pica, che viene istituita dell'estate, nell'agosto del 1863, era una legge straordinaria, di eccezionale gravità, oggi si direbbe anticostituzionale, insomma, come video, perché affidava la repressione dei delitti, dei reati, per così dire, di brigantaggio, non alla giustizia ordinaria, alla giustizia civile, ma alla giustizia militare, con tutto quello che comporta, perché vennero istituite le zone militari e vennero istituite norme di eccezionali durezza e gravità, tra cui anche quella che imponeva di fucilare sul posto senza procedimento, senza processo, proprio le persone che vennero prese con le armi in pugno. Era originariamente una legge formata di 5 soli articoli. E secondo me l'articolo 5 era addirittura più grave, più aberrante, diceva Claudio, del primo. Perché combinava il soggiorno obbligato per una durata non inferiore ad anni 2, quindi 2 anni di esilio, venivano mandati in soggiorno obbligato, tutte quelle persone che in base all'abbigliamento, in base alla parlatura, in base ai capelli, in base alla barba, in base al ragionevole sospetto, erano considerati briganti o fiancheggiatori, o piccoli dei briganti. Quindi, se Ferdinando Di Pietro ha i capelli bianchi come a me, e i capelli bianchi è sintomo di aderenza al brigantaggio, io e Ferdinando ci mandavano a Orbetello, insomma. Ecco, capite questo che cosa significa? Significa che chiunque, se io non posso vedere Ferdinando, dico Ferdinando perché ci chiama tutti e due alla stessa maniera, quindi mi rimane. Se io non posso vedere Ferdinando, faccio una delazione magari a volte, ma dico: guardate che Ferdinando Di Pietro è un fiancheggiatore dei briganti, e Ferdinando Di Pietro mi viene spedito ad Orbetello. Tavole prostituzioni. Quindi, ecco questa che era la giustizia di Orbetello. Agosto 1863, di volta in volta prorogata, fino al 1800, fino al dicembre 1865, quindi per 2 anni quasi, questa legge Pica, ahimè, bisogna dire che il primo firmatario di questa legge Pica era Giuseppe Pica, che era un abruzzese, e quindi era il nostro conterraneo, perché a volte i guasti arabi sono stati compiuti anche dai nostri stessi, come succede oggi, no? I parlamentari della Repubblica, tra quelli beneficenti sono proprio quelli che dovrebbero essere più efficienti, ovvero sia contigui territorialmente a noi. Venne abrogata solo nel 1865, bisogna dire che riuscì all'intento, perché dopo il 1865, quindi grazie proprio alla durezza della legge Pica, il brigantaggio comincia ad attraversare la fase declinante fino poi al 1870 e viceversa. Niente, adesso faccio 2 video di un minuto, poi un altro pezzo musicale. E poi io chiedo un attimo.